Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Interessante perché Giovanni non dice che questo è stato il primo miracolo compiuto da Gesù, ma che questo è stato l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Per Giovanni non è tanto un miracolo, ma un segno. Ora, miracolo è semplicemente qualcosa di clamoroso. Il miracolo è qualcosa di un po' inusuale, che accade, però finisce un po' lì. Il segno, invece, racconta qualcosa. Giovanni ci sta dicendo che in quel miracolo compiuto da Gesù c'è qualcosa di più del semplice aver trasformato dell'acqua in vino. C'è qualcosa di più della sua capacità di cambiare le cose con lo schiocco delle dita. C'è un segno. E aggiunge: un segno della sua gloria. Dove per gloria si intende la sua divinità. Ma come? Cosa c'è di così clamoroso? Chi vi parla è astemio, per cui, tutto sommato, un miracolo inutile. Poteva anche fare a meno di farlo. Se poi consideriamo che quei bacchetti la gente finiva per fare un po' di guazzabuglio, grande confusione, grande festa, si ubriacavano. E se anche bevevano un po' d'acqua non gli faceva mica male. E invece Giovanni ci dice che dietro questa cosa qua c'è un segno che manifesta la gloria di Dio. La gloria di Dio. Di che cosa è segno quello che Gesù ha fatto? Che cosa racconta quel gesto che Gesù ha compiuto? Notiamo in primo luogo quando avviene questo. Avviene durante una festa, in una casa, per uno sposalizio, per un matrimonio, per la celebrazione delle nozze di un uomo e di una donna. Dio si manifesta, manifesta la sua gloria in una festa, in una casa, nell'amore tra un uomo e una donna. Tutto l'Antico Testamento ci ha raccontato che Dio si manifesta, si fa vedere, diventa eloquente attraverso il segno dell'amore tra un uomo e una donna. E qui
qui il segno è proprio in quel momento, nel momento della festa, del banchetto, della gioia, dell'amore. Dio si manifesta nel segno della gioia. Dio si manifesta nel segno dell'amore. Nella bellezza della gioia, della festa e dell'amore. Nella freschezza, nella vitalità, nella passione di un amore. Così si manifesta la gloria di Dio. Potremmo dire che Gesù inizia i suoi segni perché trasforma una religione fatta di precetti, di divieti e di doveri in un amore, in una gioia, in una festa. Trasforma quella religione fatta dalle tavole di pietra, come quelle anfore di pietra, la pienezza di una vita, di una gioia da condividere insieme. Capite dove sto andando? Il rischio che noi corriamo è quello di trasformare la gioia di Dio, l'amore, in una religione. Di trasformare la gloria di Dio, che è la gloria e la gioia del volersi bene, della festa, di ridurlo in precetti e doveri. Detto altrimenti, forse stiamo smarrendo la gioia del Vangelo. La gioia del Vangelo è quella gioia della Pasqua. Ritornerà il tema dell'ora, non è ancora giunta la mia ora, rigiungerà quella sua ora nel momento della Pasqua di Gesù. La gioia del Vangelo è sentire che siamo amati da Dio, che anche dentro le situazioni difficili, faticose della vita, il Signore ci tiene per mano, ci è accanto, ci è vicino, ci solleva, ci dà speranza, ci dà vita, ci dà gioia. Cosa ne abbiamo fatto della gioia del Vangelo? Ne abbiamo fatto riti, stantii, freddi, vuoti, noiosi, ripetitivi, stantii. Cosa ne abbiamo fatto della gioia del Vangelo? Abbiamo fatto il dire, peccato che devo essere cristiano, o che gioia aver incontrato il Vangelo, poter vivere della pienezza della vita di Gesù, qua giù, dentro quell'amore quotidiano, della relazione dell'amore, perché lì dentro il Signore si manifesta, lì dentro il Signore si fa nostro alleato, lì dentro il Signore diventa gioia per la nostra vita. Cristiani, dove nascondete la vostra gioia? Forse dobbiamo alzare anche noi lo sguardo a Maria e dire, guarda Maria, diglielo tu a Gesù. Non abbiamo più vino. Abbiamo perso la gioia del Vangelo. Ci rivolgiamo a lei, perché ancora una volta lei lo dica a Gesù. Hanno perso la tua gioia. Hanno perso il vino. Gli è rimasta soltanto l'acqua, fredda, noiosa, triste. Fate quello che vi dirà, ci dice Maria, e ritroverete la gioia del Vangelo, perché la gioia del Vangelo si ritrova soltanto vivendo il Vangelo, perché la fede si ritrova soltanto vivendola, perché Gesù lo si ritrova soltanto amando. Signore, trasforma
ancora una volta, la nostra acqua in vino.